Stavo facendo gli spaghetti alla chitarra, o meglio, chitarrine. Avete l'attrezzo per fare le chitarrine? Non l'avete mai usato? Ve lo spiego io. Ok, allora, prima di tutto, seguite la mia ricetta per l'impasto all'uovo. Stendete la sfoglia, non troppo sottile, più o meno. Adesso lo dico. Di spessore, 2-3, spolverate, stendete la sfoglia, abbiamo detto 2-3 mm, fate asciugare un po', passate della farina o della semola sopra così non si appiccica, poi prendete il vostro attrezzo per fare le chitarrine, posizionate la vostra sfoglia sopra, ecco qui ora è molto importante, mantenete almeno tre dita di distanza dal bordo dello strumento. Se questa parte fuoriesce, non vi preoccupate, va benissimo. Ora passate sopra con il mattarello, prima in maniera delicata, non troppo forte, ok? Passate sopra. Quando comincia a prendere la forma, strisciate forte il mattarello e premete su tutta la superficie del telaio. A questo punto ruotate questa parte che fuoriusciva dall'attrezzo della chitarra, ripiegate su se stesso, passate ancora con il mattarello. Suonate la chitarra e rimuovete la pasta. Fate dei nidi, pesate già la porzione, 110-120 grammi più o meno a testa, anche 5, anche 150 volendo. Fate i nidi, appoggiate, ruotate le punte, tornate indietro piegando a metà. Ora questi nidi li potete conservare in frigorifero per un giorno o li potete anche surgelare, non superate le 2-3 settimane perché poi perde il sapore. Bene, vi ricordo, iscrivetevi al mio canale, vi suggerirò poi dove poter trovare questo attrezzo per la chitarra e sì, mettete anche like ovviamente. Se volete informazioni su lezioni di pasta online con me, scrivetemi, vi darò tutte le informazioni e ci ritroviamo su per delle lezioni one to one, per delle lezioni online. Stabiliamo insieme la vostra lezione e ci ritroviamo insieme a fare la pasta. Grazie, alla prossima. Ciao!